A proposito di lingua italiana, adesso andiamo a Boston, questa la devo chiamare così perché si chiama così, per vedere come anche la musica e le canzoni possono diventare uno strumento importante per tenere viva la lingua italiana. Il servizio è di Stefano Salimbeni. Questa è la scuola St. John che normalmente viene usata dalla diocesi come scuola cattolica. Noi la usiamo il sabato come scuola di italiano. Nel 71 questa prima scuola, che a quell'epoca è partita con 11 alunni, oggi siamo in 165. Abbiamo 12 classi, 10 di bambini e 2 di adulti. Cominciamo dai 4 anni e dai 4 ai 6 anni è un approccio tipicamente fonetico, poi abbiamo livello elementare, medio, medio alto, medio basso, intermedio, avanzato, abbiamo insomma a seconda dell'età e a seconda della capacità linguistica. Cerchio rosso, che mai? Cerchio rosso, ce l'ha Dante. C'è un'italianità celata che sta venendo a galla. Adesso la quarta generazione si avvicina a quella che era la lingua originaria dei loro antenati, per cui questo è un segnale molto interessante. Tutta la famiglia mia viene a mia casa, a casa mia. A mangiare, sì, a casa mia madre. Noi abbiamo avuto delle generazioni di italiani che venivano, però si cercavano di americanizzarsi, quindi i loro figli non hanno avuto il modo di imparare l'italiano come avrebbero voluto magari. Quindi ora che hanno questa opportunità, col pretesto dei figli vengono anche loro. Abbiamo visto Babbo Natale nel cielo. Bene. Dopo Natale fa un piccolo viaggio di New York o Boston o Providence. Nel giro di 40 anni siamo passati da una popolazione italiana a una popolazione italoamericana, adesso siamo arrivati a una popolazione multietnica, abbiamo ben 9 etnie rappresentate nella nostra scuola e attualmente abbiamo circa 28 bambini, figli di italiani che vengono a Boston o per motivi di ricerca o per motivi di lavoro, che richiedono diciamo un tipo di insegnamento dell'italiano molto diverso dal resto della popolazione. Per cui diciamo che in 40 anni è cambiata la popolazione studentesca, è cambiato il modo di proporci a loro, però fondamentalmente il messaggio è sempre quello. Natale fa parte della cultura italiana, per cui l'aspetto religioso lo accompagna. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere ospitati in una scuola cattolica durante questi 40 anni e quello un po' ci ha anche costretto a seguire questa linea, ma chi non è cattolico o addirittura non è cristiano non è obbligato a partecipare. Chi non è della nostra religione deve considerarlo una lezione di italiano. Naturalmente l'italiano si impara sia attraverso il libro di grammatica che attraverso la canzone o qualsiasi altro modo di comunicare. E la messa e le canzoni natalizie sono parte di questo modo di comunicare. 7, 8, 9, 10. Bravi! Ho avuto la fortuna in questi anni di avere un gruppo insegnante molto dedito, molto attento, molto sensibile, per cui questo senz'altro è un elemento che ha aiutato e continua ad aiutare a mantenere la serietà della scuola. Io penso che il futuro sia quello di mantenere una flessibilità mentale e essere pronti a rispondere alle nuove esigenze che si creano. Secondo me il segreto è quello. Non c'è niente da dire.